oggi vi porto questa bellissima cornice. All'interno di questo video troverai la tecnica per realizzarla in modo semplice e veloce. Ciao e benvenuti, io sono Daniela e sono una balloon artist e siamo pronti per iniziare. Per la nostra bellissima cornice di oggi avremo bisogno di palloncini 12 pollici, palloncini 5 pollici, modellabile 2,60 e abbiamo anche delle decorazioni. Io userò, non dovete per forza avere tutte queste, ma per farvi un'idea, io userò un peluche in foil, questo orsetto in foil, che è 43 cm x 50 cm, dopo lo vedrete gonfiato. Userò anche dei palloncini a cuore 18 pollici in rosso e in rosa. Ho anche questi mini orsetti, sempre in foil, e ho anche questi cuoricini 9 pollici con la scritta ti amo. Ok, io li gonfio e poi quando li posizioniamo insieme decidiamo, va bene? Io ho tutti questi per farvi fare un'idea, ok? E ho anche questi nastrini a cuore, che sono praticamente questi qui, ok? Poi abbiamo compressore elettrico, filo di nylon, ok? Da pesca, pompetta manuale, calibratori a 8 e a 4 pollici, e ho anche pistola a caldo a bassa temperatura o nastro o scotch, ok, trasparente. Poi vi farò vedere come usare tutte e due. Le forbici, e ho anche due basi, queste qui che ve ne parlo sempre, queste che sono quelle di Ikea. Ne avrò bisogno di due di queste. Per iniziare andremo a fare i nostri quartetti. Per questa cornice avremo bisogno di 28 quartetti a 4 pollici, ok? 28 quartetti a 4 pollici, di cui io ne ho fatto 14 in rosa e 14 rossi, ok? E anche di queste avremo bisogno di 28 quartetti. In questo caso ne ho fatto 24 quartetti di questo tipo, che ora lo faremo insieme, cioè misto, ok, con rosso e rosa, e 4 quartetti tutti rossi. Ora li andremo a fare insieme. Iniziamo con quelli a 8 pollici, ok? Vi faccio vedere prima quello misto, cioè quello con il rosa chiaro e il rosso, ok? Questo rosa chiaro io l'ho fatto in double stuff, cioè un palloncino dentro l'altro, ho messo il rosa pink dentro quello bianco per farlo diventare un rosa un po' più chiaro, ok? E per fare il nostro quartetto misto andremo a gonfiare le coppie, cioè una coppia rosa e una coppia di rossi, ok? In questo modo gonfiamo, massaggiamo, ok, e vado a misurare, a calibrare a 8 pollici, ok, tutte e due calibrate a 8 pollici, incrocio, un giro, due giri, tiro, incrocio, faccio lo spazio, faccio passare il collo e tiro. Questa è la prima coppia per il mio quartetto misto. Facciamo stessa cosa con i rossi. Massaggio. Ok. Incrocio, giro, giro, tiro, spazio. Ok. E qui ho le mie due coppie. E queste qui faranno un quartetto, quindi incrocio e fai il giro. Vedete? Rimangono allineati rossi e rosa.
Ok, di queste abbiamo detto che ne avremo bisogno di 24 quartetti in questo modo. Ok, ora faremo il rosso, che è semplice. Siamo 8 pollici. Vi lascerò i pollici anche in centimetri, ok? 8 pollici quanto è in centimetri. Croccio, 1, 2, tiro. Croccio di nuovo, faccio spazio, inserisco il collo, tiro, prima coppia, tiro. Ok, anche qui facciamo il nostro quartetto. Quindi abbiamo detto che ne avremo bisogno in totale 28, ok? 24 dei misti, in questo modo, fatto in questo modo, e 4 in solo rosso. Solo rossi, ok? Quindi 28 quartetti totali. Questo è se nel caso volete che la vostra cornice abbia lo stesso effetto di questa qui che ho fatto io, cioè che ha quelli i palloncini esterni in rosso e quelli interni in rosa. Altrimenti, se volete fare solo la cornice di un solo colore, la fate tutta come quella che abbiamo fatto i quartetti rossi, ok? Ora invece faremo i piccolini, ok? Questi sono palloncini 5 pollici calibrati a 4 pollici. Invece quella che abbiamo fatto prima erano palloncini 12 pollici calibrati a 8 pollici, ok? Io ho qui il mio calibro a 4 pollici. Questo è semplicissimo perché come vedete sono tutti, cioè, unico colore, ok? E non sono misti come prima, quindi semplicissimo massaggio, calibro 1, 2, coppia, incrocio, in questo modo, ok? Quindi abbiamo detto che totali ne abbiamo bisogno di 28, io ne ho fatto 14 rossi e 14 in rosa. Una volta che abbiamo gonfiato tutti i nostri quartetti, andremo ad assemblare le nostre colonne. In totale ne avremo bisogno di 4 colonne, ok? Due come queste, cioè questa e un'altra proprio identiche, che ora la faremo insieme. Un'altra è uguale, tranne che con quello piccolino sopra, e poi ci inseriremo due quartetti uguali sia all'inizio che alla fine, ma ora lo faremo insieme. Quindi ora andremo a fare un'altra uguale a questa, e per fare la nostra colonna avremo bisogno del nylon, come abbiamo detto, il filo da pesca. Iniziamo la colonna con quello unico rosso, ok? Vado, faccio passare in mezzo il mio nylon e faccio 2-3 nodi, ok? Così sono bella tranquilla, che è al sicuro. 2 e 3. Ho il mio nylon per lavorare, ok? Quindi andrà un quartetto a 8 pollici, un quartetto a 4 pollici. Ho iniziato con quello tutto rosso, ora andrò ad inserire quello rosa piccolino. Quindi quartetto grande, quartetto piccolo, tutto rosa. Faccio passare il filo da pesca in mezzo, ok? Tiro giù e prendo anche quello grande e tiro di nuovo su, ok? Tiro di nuovo su e poi faccio un altro giro intorno, in questo modo. Quindi abbiamo 8 pollici, 4 pollici, ora di nuovo un 8 pollici, però adesso andrà misto. Posiziono sopra l'incastro, tiro su, ok? E faccio il giro, ma per questo grande non vado sotto anche col quello piccolino, no, faccio solo lui, ok? In questo modo
ho fatto un primo giro e poi faccio un secondo giro a S, in questo modo, ok? Ora dobbiamo inserire uno a 4 pollici, ho messo già uno rosa, ora vado con uno rosso, inserisco ad incastro sempre, porto sul modellabile e per questo piccolo invece sì, vado giù, ok? Prendo anche quello grande, porto di nuovo su e faccio un S, ok? In questo modo. Ora un altro a 8 pollici, ma da adesso in poi bisogna stare attenti, ok? Perché andranno posizionati tutti dallo stesso lato, cioè ho messo il rosa da questa parte, andrà sempre il rosa del quartetto 8 pollici da questa parte all'interno, ok? Quindi abbiamo detto tiro su un giro e poi uno a S, vedete? Ora ho messo quello prima di 4 pollici rosso, ora metto uno rosa. Li farò alternati, rosa, rosso e rosa. Quindi porto su per il piccolino, sì, prendo anche dietro quel grande, riporto su il filo e faccio una S solo col piccolo, ok? Vedete? Un altro grande 8 pollici, sempre tenendo conto di il rosa dalla stessa parte, i rossi dalla stessa parte, ok? Quindi porto su, faccio un giro, ritorno da dove ero e una S, ok? Aspettate che una S, ok? Vedete? Ci sono tutti rosa, tranne nel primo che erano tutti rossi, poi vedete perché quando andrà a incastrare farà tutto il gioco della cornice, ok? Ora andrò a lavorare a terra, quindi ho uno rosa, ora devo mettere uno piccolino rosso, quindi vado con rosso piccolino, cioè quello a 4 pollici, posiziono, tiro su, ok? Vado giù, prendo anche quello grande, porto su e poi faccio una S, ok? Di nuovo un altro a 8 pollici, guardate sempre dallo stesso lato, vedete? Quindi faccio il primo giro, ti porto in mezzo e faccio una S, ok? In questa colonna, che sono due uguali, avremo bisogno di totali, sono 16 quartetti con quelli piccolini, sono 8 di quelli grandi e 8 di quelli piccolini. Quindi vado a finire con uno rosso piccolino, ok? Prendo anche quello e faccio una S, ok? Eccolo qui e ora andremo a chiudere. Ok, porto su il nylon, tengo con la mano sinistra, con quella destra faccio un giro sotto, porto su e faccio passare in questo buco, quindi, e poi tiro tutto su. Faccio questa cosa 3 volte. Con quella sinistra non lascio mai il nylon. Vedete? Così siamo belli sicuri. Ed eccola qui, finita. Vedete tutti i rosa da una parte e tutti i rossi dall'altra. Quindi ne avremo bisogno di 4 colonne totali, 2 uguali proprio così come abbiamo fatto queste qui, ok? Iniziamo con tutto rosso e poi andiamo con misti e piccolini. Invece la terza, ve la lascio qui per farvi vedere la terza, iniziamo sempre col rosso, ok? Come quelle lì, sempre col rosso
e poi abbiamo inserito 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Più questa 7, in totale sono 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora dovremo inserire uno piccolino, giusto? Che in questo caso ci toccherà uno rosa, che è questo qui. Andiamo ad inserire questo rosa, quindi porto su e una S, vedete? Fino a qui è tutto uguale, ok? Però adesso per questa qui andremo a concludere. Ora chiudiamo con uno tutto rosso. Chiudiamo sempre nello stesso modo. Ok. Vedete? Qui la differenza è che abbiamo chiuso con uno tutto rosso e non abbiamo più aggiunto uno piccolino come questo. Ok? Vedete, qui sono praticamente 8 quartetti a 8 pollici, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e invece sono 7 a 4 pollici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vedete? Iniziamo col rosso e finiamo con tutto rosso, ok? Quindi qui siamo già a 3 colonne, 2 uguali. Questa è la terza che andrà nella parte superiore e l'ultima invece sarà in questo modo. Qui inizio con piccolino, nello stesso modo, solo che inizio col piccolino, ok? E poi vado ad inserire 8 pollici, quartetto, 4 pollici, sempre dello stesso modo. Quartetto 8 pollici, quartetto 4 pollici, 8, 4, 8 e 4 pollici, vedete? E qui ho inserito 1, 2, 3, 4 quartetti a 8 pollici e 1, 2, 3, 4, 5 quartetti a 4 pollici, ok? Sempre nello stesso modo, rosa tutti da una parte e rossi tutti dall'altra. Abbiamo gonfiato tutti i nostri quartetti e abbiamo assemblato le nostre colonne. Ora invece andremo a gonfiare tutte le nostre decorazioni, ok? Io, come vi dicevo, ho dei cuori, dei peluche grandi e piccoli, ok? Inizierò con questo a 18 pollici che ha già la valvola, non c'è bisogno di chiudere, si chiude da solo, ok? In questo modo, vedete? Qui ho un cuore rosso, ho anche uno rosa, ecco qui il nostro cuore rosa. Io ne ho due e due. Ora quando andrò a decorare la cornice vediamo quanti ne inserirò, ok? Poi ho questi piccolini che non hanno la valvola, bisognerebbe chiuderle con la saldatrice che è apposta per i palloncini, ok? Oppure con il modellabile. Io ve lo faccio vedere col modellabile per chi non ce l'ha, così tolgo l'aria, chiudo. Vado a gonfiare, quindi questo non si chiude da solo, lo devo chiudere io. Guardate, io faccio sempre in questo modo, tengo comunque l'aria, mi aiuto con la mia pancia, tengo qui, ok, e faccio dei giri, vedete che è bello gonfio, e poi col modellabile semplicemente vado a fare dei giri, tirate bene e poi chiudete, ok?
parte dei nodi. Vedete? Dopo tagliate quello che è in più. E per nascondere questa semplicemente girate e con un po' di scotch lo fermiamo. Ok? E qui abbiamo il nostro cuoricino. Ho gonfiato anche il piccolino e l'ho chiuso con la saldatrice. Ok. E ho gonfiato anche questo grande che è con la valvola. Questo non c'ha bisogno di chiudere, però viene con i vari pezzi, ok? Non so se voi riuscite a trovare lo stesso, ma se nel caso trovate lo stesso, si monta in questo modo. Questo è il corpicino e si chiude da solo. Poi gonfiate le gambine e semplicemente andranno inserite qui. Fate un po' di attenzione, è molto molto intuitivo, ok? Io ve lo faccio vedere nel caso trovate lo stesso. Vedete, qui ha una spessatura che va inserito nell'altro qui. Ok, in questo modo. Quindi abbiamo i nostri due orsetti. Ho gonfiato anche qualcuno piccolino, ne ho gonfiati 6. Questi sono 4 pollici, ok, di cuori, e li chiudo già qui la valvola, così non si vede, la nascondo, vedete? E ora vi volevo far vedere un punto da gancio con il cuore, che così potete usare sia questo o la colla. Come lo facciamo? Con un modellabile ci togliamo l'aria, ok? Vedete? E lo scotch. Guardate, ok, è qui nel nostro pezzo di scotch e vado a posizionare in mezzo il modellabile, ok, in questo modo. Poi questo lo andrò ad attaccare sul cuore. In questo modo, vedete? Qui ho il modellabile e qui ho lo scotch. Però questo deve andare rinforzato, ok? Da tutte e due le parti, sia da questa ok, ho inserito uno così, vedete, un altro in questo modo, e poi inserirò ancora un altro da questa parte, ok? Faremo anche dall'altra parte, accorcio perché è un po' troppo lungo, ok? Faremo praticamente un hashtag. Ok, ne ho fatto uno così, due, e ora andrò ad inserire uno ulteriore da questa parte, sia sotto che sopra. Così stiamo ben ben sicuri che non scappa. Potete usare questa tecnica oppure farlo con la colla calda a bassa temperatura. Tutto ben coperto. E io ho il mio punto da gancio da questa parte, che poi ve lo farò vedere direttamente sulla cornice.
come andremo ad inserirlo, va bene? Abbiamo gonfiato tutto quello che ci occorre, ora andremo a fare il montaggio, ma prima vi volevo ricordare di iscrivervi al nostro canale, di regalarci un bel like e di condividere questo video con tutti. Eccomi qui, siamo pronti per il montaggio. Qui abbiamo le nostre due basi, quelle dell'IKEA che vi dicevo, ok? E qui andremo a posizionare le nostre due colonne uguali, quelle che abbiamo fatto uguali, vedete? Questa è la prima. Io andrò ad inserire il rosa all'interno, semplicemente, guardate, lo faccio frontale, semplicemente farò passare la nostra base in mezzo, ok? Farò spazio tra i palloncini, la porto verso di me, in questo modo, ok? Tengo ferma e la porto verso di me, la tiro verso di me, ok? Così la nostra base andrà in mezzo. Posiziono, la tengo ferma un po' col piede e piano piano la faccio andare dentro. Questo si potrebbe fare, questa cornice, anche senza queste basi, se la volete spostare senza queste basi e con dei pesetti d'acqua sotto, come ho fatto quella su Instagram di per Capodanno. Quella là si può spostare, invece questa rimarrà fissa. Ora invece andrò a posizionare già quella che va a terra con l'aiuto dei modellabili, devo far coincidere che il rosa vadano in su, ok? Avvicino, qui guardate mi è rimasto anche un po' di nylon, potrei farlo anche col nylon, ok? Però preferisco farlo con i modellabili. Prendo qui, ok, faccio passare qui in mezzo e poi porto anche, vedete, l'ho tirato qua davanti e chiudo, nascondiamo il modellabile, faccio la stessa cosa anche da questa parte, anche qui avevo lasciato un po' di nylon, vedete come incastra proprio per bene, inizia a fare la forma della cornice. Ora posizioniamo quella sopra, ok? Sempre il rosa all'interno e vedrete come va ad incastrare perfettamente. E anche qui mi aiuto con un modellabile. Stai un attimo su, porto giù, faccio due nodi. Anche l'altro, eccola qui, io vado a tagliare nel nylon che mi rimane la nostra cornice bella stabile e ora non ci rimane che andarla a decorare, quindi ora diamo libero sfogo alla nostra fantasia, ma prima vi volevo far vedere come inserire il palloncino, quello che l'abbiamo fatto il punto d'aggancio, ok? Questo qui, vedete? Qui abbiamo il nostro modellabile, posiziono dove vorrei e semplicemente tiro
indietro e lego, ok? Facilissimo. Ho fatto passare in mezzo alla ghirlanda e vedete come rimane, lo potete girare come preferite, ok? Continuo con il nostro orsetto, che io avevo già in mente di posizionarlo qui sopra. Io lo vorrei posizionare qui e quindi lo vado a fermare con un punto di colla, ok? In questo modo. E poi vado a posizionare quello piccolino, che lo vorrei posizionare qui, ok? Quindi controllo dove tocca, così lo vado ad incollare. E vorrei anche un cuoricino qui con la scritta ti amo, ok? Vado a posizionare un altro cuore, questa volta lo vorrei un po' più su, e anche qui ho fatto il punto d'aggancio, lo vorrei posizionare sopra, quindi vado ad incollare dove tocca per posizionare. Qui dovete fare a vostra fantasia, io vi do un'idea come piace a me, ok? E ora anche da questa parte vorrei qualcosa tipo a metà, e adesso questo lo incolliamo con la colla calda, così vedete che tiene anche questo qui. Come vedete, ho aggiunto tutti questi cuoricini rossi. All'inizio ne avevo fatto 6 e ne ho aggiunto altri 5, cioè in totale di quelli piccolini ce ne ho inseriti altri 6, cioè 12 totali, ok? Ora sto posizionando la nostra ghirlandina, questa qui di con i cuoricini. Semplicemente con un puntino di colla caldo qui vado ad inserire e incollare. Ci ho inserito la colla. Comunque, come vi dico sempre, questa è una mia idea. Poi voi vedete se volete metterci tutto, togliere qualcosa, aggiungere qualcosa, fate tranquillamente. Ora la sposto un pochettino in avanti, così ci passiamo. Ed ecco qui la nostra bellissima cornice finita. Eccoci qui, e come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto, che soprattutto vi possa essere d'aiuto. Qualunque dubbio avete, delle domande, lasciatemele pure qui. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!